Siamo lungo il molo del Lido di Fano, dietro di me i quadri. Qui oggi si presenta l'edizione 2020 della Festa del Mare. Festa del Mare che vedrà un'edizione diversa dalle precedenti dovuta al coronavirus. E infatti le limitazioni imposte dal Covid-19 hanno stravolto tutto il programma della 61esima edizione in calendario per l'1 e il 2 di agosto. Si inizierà dunque sabato con l'inaugurazione di due mostre, la prima alla Darsena Borghese alle ore 17 con la storia dell'Isippo e il suo tempo, mentre sempre lo stesso giorno, alle ore 18, lungo il molo di Ponente, esattamente sopra i quadri, verrà allestita un'altra mostra dal titolo L'Adriatico e le sue genti di ieri, oggi e domani e I quadri che passione. L'evento poi continuerà nella giornata di domenica 2 agosto con l'alzabandiera al Monumento dei Caduti alle ore 9.30. Purtroppo non avremo il corteo in mare delle imbarcazioni, per cui invito tutti coloro che ne hanno una e che vogliono partecipare a questo momento toccante di posizionarsi davanti ai quadri del molo di Ponente, da dove appunto verrà lanciata la corona d'alloro in ricordo dei marinai caduti. Dopodiché la manifestazione procederà con tutta la sua tradizione verso il monumento dei caduti del mare di via Nazario Sauro. Lì avremo l'onore di avere, come tutti gli anni, Sua Eccellenza il Monsignor Vescovo Trasarti insieme al Sindaco, che saluteranno le autorità presenti che parteciperanno. Faremo anche quest'anno il momento bandiera blu. Alla fine ci sarà anche la premiazione dei lupi, di cosiddetti lupi di mare classe 1938, e quest'anno ne avremo 5, ai quali verrà consegnata da parte del sindaco e delle autorità presenti una targa ricordo del loro lavoro fatto sul mare nel corso degli anni. Quest'anno purtroppo per ovvi motivi dovuti al Covid-19 non potremo effettuare il consueto spettacolo pirotecnico per motivi di distanziamento sociale che imposti dai DPCM. In un momento particolare come questo, grazie all'impegno dell'Ufficio Turismo e dell'amministrazione comunale, si è riusciti a dare un segnale di continuità ad una delle manifestazioni più sentite della città. Questo momento, in questo anno, diventa fondamentale ricordare tutto il comparto della marineria con la Festa del Mare, ricordare le nostre radici, perché sia anche da stimolo, insomma, per ripartire in questo difficile momento. Quindi la Festa del Mare ovviamente si farà con tutte le sue commemorazioni, con tutte le sue tradizioni, con tutta la sua parte culturale, quindi un momento importante per noi, un mantenimento delle tradizioni.